che succede qui? Perché c'è una casa nel nostro appartamento? Ragazze! Ciao, mamma! Che cos'è questo? Possiamo spiegare? Ci stavamo annoiando. Dovremmo giocare con le bambole. Wow! Bella idea! Io ho una casa delle bambole. È piccola. La romperai! Ecco fatto! La bambola deve trasferirsi in un posto più grande. Che ne pensi? Wow! Misuriamo tutto con attenzione. Ups! Il divano è di troppo. Ci serve più spazio. Prima svuotiamo la casa. Spostati! Porto via il divano. Oh, è troppo pesante. Ciao, ho bisogno del tuo aiuto. Avete bisogno di traslocatori? Spingi! La stanza è libera. È così pesante. Nancy, attenta! Presa! Ho una sega! Ho quasi finito! Bello! Ops! Dovevi avvertirmi! Le travi sono pronte! Uniamole e colleghiamo i lati! Aggiungiamo i cavalletti per fissarle! Che cosa buffa! Raddrizza gli angoli! Fatto! Julie, guarda! Ops! Troppo in alto! Seguiamo ancora un po'. La prima parete è completa. Attacchiamo una barra di supporto. Voglio anch'io un martello. C'è qualcuno che mi chiama. Oh, ciao, amica mia! Lo prenderò in prestito per un po'. Sì, certo! Dov'è il mio martello? Quando hai avuto la possibilità di fare tutto? Dovevo piantare dei chiodi! Puoi dipingere! Vado a prendere il pennello! La struttura sarà bianca! Il bianco è sempre di moda! Ecco un pennello! Devo prenderlo di nascosto! Che buona! Una pianta? C'era anche prima! Potrebbe essere una decorazione per cupcake! Ho il pennello! Hai già finito di dipingere! Anch'io volevo dipingere! Non preoccuparti, puoi avere il mio pennello e finire l'ultimo pezzo! Grazie! Ho finito! Ottimo lavoro! Ora fissiamo le pareti perpendicolarmente! Pepe, cosa? Va bene! Tu tieni le pareti e io le fisso insieme. Ora sotto. Wow! Ora fai tu. Dall'altra parte. Da qui in poi puoi farcela. Ma non ci servono questi pezzi. So come piantare i chiodi. Ma che fai? Lascia che ti faccia vedere. L'ultima parete e abbiamo finito con la struttura. Evviva! Devo calcolare quanti materiali mi servono per coprire le pareti. Conta su di me. Un metro, un altro. Ok. Ora misuriamo e tagliamo. Dobbiamo fare molta attenzione. E su! Ops! Sarebbe meglio fissarlo per bene. Prima con le viti e poi con l'agganciatrice per essere più sicure. Spostiamo la casa su un lato. Forza, dai! Nancy, aiutami! Ci siamo! Batti il 5? Come vuoi! Mescola la vernice bianca con quella rossa e otterrai una perfetta tonalità di rosa. Dipingiamo il muro. Il rosa è il mio colore preferito! Potrei dipingere tutto il giorno! Ce l'abbiamo fatta! Costruire una casa è così divertente! Ops! Oh, Nancy! Ci servono le persiane! Queste andranno bene! Ho trovato gli elementi per fissarle! Prendi l'avvitatore! Fatto!
Le persiane saranno bianche. Quando si ha un rullo si dipinge tutto velocemente. Ta-da! Ehi, Nancy! Ehi, ti piace? Le adoro! Abbiamo dimenticato il tetto! E questo diventerà la struttura del tetto. Ho le travi! Oh! Scusa, sorellina! Aspetta, faccio un buco. Ora uniamo le travi. Fatto! Ups! Abbiamo bisogno degli angolari! Ce la siamo cavata piuttosto bene, dammi il 5! Ho trovato il materiale per la copertura del tetto, aiutami! Pinziamo qui! E ora servono le tegole! Torna subito! Mamma, prendo un piatto! Julie, ho da fare! Sì, cosa stavi dicendo? Ma c'era un piatto qui! Guarda cos'ho! Pranziamo insieme? Ma no! Disegneremo le tegole! Traccio il piatto usando una spugna con la vernice. Ed ecco un meraviglioso tetto di tegole! Wow! Ora dovremmo montarlo! Qui andrà la banderuola! Sono d'accordo! Fatto! Dove soffia il vento? Guarda cosa ho trovato! Un vestito nuovo! Dai, Nancy! Un velo da sposa è ancora meglio! Ci serve la tenda per la porta! La adoro! Mettiamo un cuore sopra l'ingresso! No, una stella! No, un cuore! Una stella! I miei sentimenti sono feriti! È un arcobaleno! Sorella, facciamo pace! E queste saranno le modanature per il muro. Incolliamole! Ups! Sono incollata! Oh, Nancy! Posso farlo più velocemente da sola! Wow! All'arcobaleno manca qualcosa! Ora è perfetto! Le luci non sono mai troppe! Oh, sono così divertenti! Nancy, dacci un taglio! Smettila di tintinnare! Questa campanella sarà utile quando avrò bisogno di calmarti! Bene, entriamo? Assolutamente sì! Beh, l'interno sembra piuttosto noioso! Idea! Cominciamo con il soffitto! Attacchiamo il tessuto e accendiamo le luci! Sarà un cielo stellato! Io voglio incollare la carta da parati! Ecco come si incolla la carta da parati! Hai vinto! Il segreto è usare molta colla! Bello! Aggiungiamo altre luci! Copriamo il pavimento con un tappeto come se fosse un prato! Ora porto la roba! Questo può andare qui! Nancy, deve esserci un appendino! Ecco fatto! Grazie! E il ripiano per le spazzole sarà qui! No, non funziona così! Ecco uno scaffale! Ora la roba è tutta al suo posto! No, Nancy! Aspetta! Cosa? Non è una pignatta, è una lampada! Bella! Le poltrone a sacco andranno laggiù e il tavolino qui! Julie, siediti! La finestra è così noiosa! Ora l'abbelliremo! La gomma è un metodo collaudato! Guardiamo fuori dalla finestra! Beh... questa vista non mi piace! Occupiamoci del giardino! Cominciamo con il prato! Ci servirà anche un albero!
Mettiamolo qui. Idea! Porterò una lanterna. Ci sono quasi. Ecco, Nancy! Attenta! Due lampioni sono meglio di uno. Mi è venuta in mente una cosa. Sistemiamo una corda e ora abbiamo la nostra altalena. Facciamo la segnaletica orizzontale, così sembrerà un vero parco. E un mini cancello. E qui ci sarà un parcheggio. Wow! Posso passare? Benvenuta! La nostra casa è la migliore! Ed è così che è stato! Ah, ecco, questo spiega molte cose! Facciamo una foto! Sì! Wow! Ha un castello tutto mio! Ehi, ti piace qualcosa di questo? Una casa delle bambole! Allora la compriamo! È mia! No! L'abbiamo vista prima noi! Un unicorno volante! Dove? Cosa? Ha preso la casa delle bambole! Non piangere, Josie! Guarda, questo è caduto dalla scatola! Le istruzioni per costruire una casa da principessa! Ho un'idea fantastica! Josie, possiamo costruire la nostra casa delle bambole da principessa, grande come una stanza! Evviva! Ma prima dobbiamo liberare la stanza! Josie, non sei d'aiuto! Aspetta, devo prendere i pennelli! Togliamo tutte le cose che non ci servono! Ecco a te, Anthony! Tutto qui? C'è così tanto spazio! Ce l'abbiamo fatta! Batti il 5! Ora prepariamoci! Una tuta! Gli attrezzi! E un elmetto! Non dimentichiamo gli occhiali protettivi! Me ne sono ricordata! Sono pronta al lavoro! Mescoliamo la vernice! Io verserò il bianco! E io l'arcobaleno! Mescoliamoli! Aspetta, ho un'idea! Tieni qua! Ma dove vai? Guarda! Calzini trum trum! Ne prendo uno viola! Non è un giocattolo! Andiamo a dipingere le pareti! È troppo in alto! Non ci arrivo! Prendi una scaletta! Non ridere! Mettiti al lavoro! Fatto! Abbiamo fatto un ottimo lavoro! Prossimo passo! Ho le tavole, ora devo calcolare tutto! Misurare la lunghezza, attaccarle e segare i pezzi in più! Ora devo fare i buchi! Fatto! Uniamo i pezzi! È un ottimo inizio! Questo sarà un ottimo soffitto! Anthony! Ho trovato dello spago! Bello! Lazzo! Centro! Presto avremo un intero tetto! Usiamo tante graffette! Ora lo sollevo!
Wow, Josie, sei così forte! Wow. Ah, mi sto stancando! Ho bisogno di un pisolino! Josie? Ah, sta dormendo! Riposati, io continuo a lavorare! Ecco una scala! Posso usarla? Incollerò una striscia LED sul tetto e attaccherò del tulle! Ora il cielo di Josie sarà sempre sereno! Fatto! Ora posso tirare fuori la motosega! Ops! Troppo forte! Ecco le cuffie per non svegliare Josie! Dormi bene, piccola! È l'ora della motosega! Fatto! Ho affilato la mia matita preferita! E ora posso segnare la linea di taglio! E accendere la sega circolare! Perfetto! E per il resto... Fantastico! Ora posso collegare i pezzi! Cosa c'è di meglio? Ragazzi che usano gli attrezzi! Ora sì che il lavoro comincia ad avere un bell'aspetto! Le pareti sono finite! E anche questo lato! Ora la base! Devo solo mettere insieme i pezzi! Fatto! Con questo ripasserò l'esterno della casa! Misura! Taglia! E attacca alla base! Fatto! Ma ho bisogno di finestre! Ne metterò una qui! È l'ora del puzzle! Fatto! Un'altra finestra? Diventerà un vero castello! Missione compiuta! Ho sempre voluto buttare giù una porta così! Prendiamo le misure giuste! Che succede? Sì, sto passando un ottimo weekend! Oh, sto costruendo un castello da principessa! Oh no! Ho dipinto sopra i numeri! Ragazzi, vi ricordate il numero? Scrivetelo qui sotto! Io continuo a dipingere! Il muro è pronto! Josie si è svegliata! La sorpresa è rovinata! Oh no! Ups! Non se n'è accorta! La pausa pranzo è finita! Ehi, mi piace questo cestino per il pranzo! Posso usarlo per la casa di Josie! Ritaglierò dei pezzi e li metterò all'esterno della casa! Fatto! Mi ci vorrebbe un po' di giallo in più! Aggiungerò del tulle qui! E questo? Lo farò sembrare di legno! E lo dipingerò di rosa! Questa corda andrà vicino alla porta!
E poi metterò un unicorno sullo stemma. Ora posso abbassare il ponte levatoio. È pesante! Lo fisserò in questo modo. E il letto andrà al secondo piano. Ci sarà un prato qui davanti. Ma come si raggiunge il secondo piano? È troppo alto! E lo scivolo è troppo scivoloso! Non posso farcela! Idea! Un trampolino! 1, 2, 3! Via! Cos'è questo? Wow! Un vero castello! Benvenuta a casa! È come quello del negozio di giocattoli, ma grande! Aspetta, c'è di più! Ecco un'altalena di nuvole! Wow! Ho un castello tutto mio! Evviva! È un'altalena! Fantastico! Posso fare tutto quello che voglio! Soffiare bolle! Scivolare! E saltare sul trampolino! Ti piace? Ti ho portato dei fiori! Possiamo decorare il castello! Fatto! Oops! Abbassa il ponte! Che ne pensi? Nessuna delle mie cose è qui dentro! Non per molto! La tua foto preferita? L'orsacchiotto? La sedia? E lo sgabello? Fatto! Ora ci sono tutte le mie cose preferite! È venuto benissimo! Sembra uscito da una favola! Ciao, amichette! Benvenute alla festa delle principesse! Guardate questo fantastico castello che abbiamo costruito! Bello! Entrate pure! Ho ideato io il progetto! Faremo un tea party qui! Vi racconterò come è iniziato tutto! Mi sono svegliata e ho capito che la festa delle principesse era dietro l'angolo! Non vedevo l'ora! Manderò gli inviti a tutti i miei amici! Mamma! La festa delle principesse è stasera! È fantastico! Ecco la tua corona! Cosa? Papà! La festa delle principesse, ricordi? Certo! Questo dovrebbe essere sufficiente! Tutto qui! I miei genitori non mi capiscono! Lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7! Mi sono rattristata! E sono andata in garage a deprimermi! Oh! Incredibile! È pazzesco! I miei genitori sono dei veri guastafeste! Cos'è questa? Una lampada al neon? Wow! Ho un'idea! Costruirò un vero castello da principessa! Proprio nel garage! Ma prima devo sbarazzarmi di tutto questo disordine! Le vecchie scatole appartengono alla spazzatura! Quanta polvere! Devo pulire! Un'altra scatola vuota! I miei genitori decideranno cosa farne! Cosa c'è in questa scatola? Carta da parati blu! Proprio quello che mi serve per il castello! E il noioso muro grigio si è trasformato in un bellissimo cielo! La porta è decorata con orfelli che qualcuno ha dimenticato in garage! Ma non è abbastanza per una festa da principessa! Mi serve un aiuto professionale! Ragazzi, riunione d'emergenza!
Che ne pensate? Costruiremo il nostro castello qui. E ci servono i progetti. Questo è l'aspetto che avrà. Fantastico! Lo adoro! Il nostro lavoro è finito qui. Wow! Grazie! Ma non posso costruire un castello da sola. Mi serve un vero e proprio operaio edile. Neil! Mi aiuterai a costruirlo? Ma che diavolo è questo? Un castello da principessa! Credo di poter fare un castello. Lo sapevo! Ma da dove comincio? Mettiamoci al lavoro! Misura qui. Taglia lì. Avvita qui. E avvita lì. La struttura è pronta! È il momento delle pareti! Lo fisso qui e taglierò le finestre! Che bello! È proprio come nel progetto! Cos'è questo? Non mi sembra un castello! Perché no? Mi sono attenuto al progetto! Non mi piace! So cosa fare! È arrivato un costruttore! Ha rovinato tutto e se n'è andato! Che incubo! È esilarante! Ma poi è tornato! Ha portato la vernice! Dipingiamo tutto di rosa! Mi sembra un buon piano! Ti piace adesso? Assolutamente sì! Oh, sono libero! Batti il 5! Ciao, me ne vado! Non così in fretta! Hai dimenticato la porta! Non indovinerete mai cosa ha detto! Chi si occuperà della porta? Non ne ho idea! Io non so fare le porte! Sicuro di essere un muratore? Penseremo a qualcosa! Questo può essere usato per la porta. Ma come? Lo ritaglio io. Non è pericoloso? Certo che no! Wow! Visto? Non è un grosso problema. Hai ragione. Un'altra porta. La limerò un po'. E il gioco è fatto! Mettiamola in piedi! È davvero perfetta! Sì! Aspetta, ma come la apro? Lo so! Ci serve una maniglia! E un'agganciatrice! Fatto! Fantastico! Grazie! Dammi il 5! Ecco un'idea! E ho deciso di fare uno scherzo a Neil! Che tipo di scherzo? Ha funzionato? Neil, questi mattoni sono troppo pesanti! Non riesco a raccoglierli! Ma che ti servono? Ecco a cosa! Attento! Scherzavo! Sono leggeri! È stato uno strano scherzo! Ma i mattoni torneranno utili! Il mio lavoro qui è finito! Anche qui! Ho anche quelli bianchi! Perfetto! Sembra davvero bello! Ha uno stemma reale! Io ho un'idea migliore! Uno stemma da vera principessa! Wow! Grazie! Ora è un castello in piena regola! Dobbiamo solo aggiungere qualche dettaglio! La prima finestra... e l'altra finestra! Ottimo lavoro! Beh, io devo andare! Grazie! Ciao! Come
com'è il castello? Oh no! Questo posto è così tetro! Ho bisogno di più aiuto! Cosa adesso? Nessuno? È la mia immaginazione? Neil, non andartene! Il castello non è finito! Entra, guarda tu! Sì, hai ragione! C'è tanto lavoro da fare! Non abbatterti! Ho preso la carta da parati! Tagliamo e incolliamo! Ah, si è addormentata! Ero così stanca che mi sono appisolata! E Neil ha pensato che la casa avesse bisogno di un letto! Beh, dormire sul pavimento non è così comodo! Le farò un letto! Unisco tutti questi pezzi! Ups! Troppo forte! Abbasso il volume! Un materasso, una copertina e dei bei cuscini! Ora dormirai in un letto accogliente! E la luce notturna dell'unicorno ti proteggerà! Wow! Un letto da principessa! Che cos'è? Pioggia? No, è il tuo nuovo prato! Ti piace? Assolutamente sì! Oh! Manca qualcosa! Farò una tettoia con l'hula hoop! Fisso il tessuto con l'agganciatrice! E il baldacchino è fatto! Oh! La gomma piuma diventerà una decorazione per le pareti! Disegna! E ritaglia! Questa sì che è una decorazione reale! Ecco come si usa la magia per decorare le pareti! Mi dispiace, ma non la beviamo! Un cavalletto da parete! È un must per ogni principessa! Lo fisso qui e dipingerò un paesaggio! I fiori saranno sia all'interno che all'esterno. Ma cos'è questo rumore? Wow! Altre palle! Quando hai fatto un labirinto con una piscina? Vai! Ciao! Giochiamo a basket? Attento! No, devi fare canestro! Stai andando benissimo! Mi sono divertita un sacco! Ora dipingiamo! Così abbiamo giocato e poi dipinto! Che splendore! Wow! Hai fatto tutto da sola? Certo che sì! Ma perché quell'angolo è vuoto? Cosa ci falli? Non lo so ancora! Io sì! Lì ci sarà un orologio da principessa! Wow! Manca poco, a mezzogiorno! Oh no! La festa delle principesse inizia a mezzogiorno! Ma non ho preparato nulla! Ci restano 15 minuti! Mettiamoci al lavoro! Tavolo, c'è! Cuscini, c'è! Servizio da te, c'è! Giusto in tempo! Oh no! Il mio vestito da principessa! Non preoccuparti, ho un costume per Halloween! Ma non esiste! Un costume da operaio edile? Non quello! Un vestito da principessa? Sì, quello sì! Ragazzi, aiutate la nostra principessa a scegliere un vestito? Primo, secondo o terzo? Scrivetelo qui sotto! Allora? Splendida! Sei la principessa più bella che abbia mai visto! E la tua corona? Tieni! Wow! Grazie! Oh, qualcuno sta bussando! Ed ecco come mi sono trasformata in una principessa! Che storia emozionante! Toc toc! Chi è? Andiamo!
andiamo a vedere. Wow! C'è uno scivolo! Venite qui! Adoro quello scivolo! Anch'io! Guarda cosa mi è venuto in mente! Uno zaino a forma di castello per vere principesse! Sali! Si parte! Ma che succede qui? E dov'è nostra figlia? C'è qualcuno per te? Mamma, papà! Ehi! Piccola! Ma che succede qui? Posso spiegare? Ecco il conto della costruzione. In realtà è piuttosto economico. Ora capisco.